Si può giocare come Catnap su Poppy Playtime capitolo 3? E beh! Ehi tu, so che ancora non l'hai preso. Cosa aspetti? Mondo Strano, il mio libro su Amazon. Il link è sotto in descrizione, ma anche in tutte le librerie d'Italia. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo. Ed oggi ragazzi è successo tipo una cosa stranissima. Hanno fatto tipo uno strano aggiornamento su Poppy Playtime capitolo 3. Ma proprio stranissimo, non so che cosa ci hanno messo i creatori di questo gioco. Ma si può giocare come Catnap? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Guardate il video fino alla fine ragazzi, per scoprire tutti i segreti di questo gioco. E iscrivetevi ora al canale, se no Catnap mangia. Fatto? Possiamo iniziare. Allora ragazzi, come ho detto, c'è stato un nuovo aggiornamento. Hanno aggiunto tipo cose bellissime, come ripeti l'incontro. Cioè noi possiamo mettere una di queste scene: introduzione, giro in funivia, zona di produzione del... che cosa? Non si sa. Ma hanno messo delle cose assurde dentro. Dobbiamo vederle. Iniziamo con l'introduzione. Vai. Ragazzi, cosa sta succedendo? Ma... questo non è Catnap. Cioè, creatori, che cosa mi state dicendo mai? Questo non è Catnap, questo è... questo è... questo è... Mummy Long Legs! No, vabbè, non ci voglio credere. Cioè, hanno davvero messo Mummy Long Legs all'interno del gioco? Trova una via di uscita, ci penso io, non ti preoccupare. Ma che cosa hanno fatto a Poppy Playtime? Ditemi che è un pesce d'aprile, anche se manco un mese, siamo a marzo. Ok ragazzi, quindi dobbiamo scoprire tutte le robe strane che hanno messo. Sembra del tutto normale, tranne per l'inizio. L'inizio non era molto normale, quindi ho veramente paura di quello che potrebbe accadere. Ok, qua teoricamente ci dovrebbe essere Catnap, perché noi dobbiamo scattare prima che cade tutto. Ok, ma da quel che ho capito non è Catnap, è qualcun altro di più brutto. No, aspetta un attimo, metti pausa. Ma quella non è... cioè, tu sa... ma che... ma cos'è? Ma non è Catnap questa? Cos'è? Mummy Long Legs! Ma che cosa ci fa qua? No, vabbè, non mi dire che c'è pure durante lo scontro. Ok, diciamo che i creatori sono un po' impazziti. Ma che dite? Continuiamo, perché ovviamente non ci sarà solo questo. No, 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 no. I creatori di questo gioco fanno le cose molto divertenti. Quindi, chissà cos'altro ci sarà. Mi aspetto un Kinder Pinguino. Io sto continuando. Ok, vabbè, qua dobbiamo fare semplicemente la parte come l'abbiamo sempre fatta, ovvero prendi batteria, togli batteria, metti batteria, leva di qua sta batteria. E che cavolo, dammi le Duracell, erano meglio. Andiamo avanti. Ragazzi, benvenuti nella casa dolce casa. E abbiamo visto che Catnap appunto non c'è più. Ma dove sarà finito? Ma soprattutto possiamo diventarlo? Perché se non c'è vuol dire che possiamo diventarlo. Ok, questo è tutto da vedere. Teoricamente adesso io, se vado a destra, ok, è il momento. Olly mi sta telefonando. Olly, non mi telefonare. Al mio tre stoppiamo e vediamo cosa succede. Allora, io non mi giro. Faccio stop, mi giro. Ma è orribile. Ragazzi, ma guardate. Questo non è Catnap, questo è proprio Mummy Long Legs. Ma che ci fa qua? Si è sparita. Io non ho fatto nulla, giuro. Siamo sicuri che ho scaricato Poppy Playtime capitolo 3? E non l'ho scaricato da Dark Web, siamo sicuri? Ok, eccoci da Huggy Wuggy. Allora, io volevo fare una cosa che mi avete detto. Tipo un mito, no? Che mi avete detto. Quindi, mito. Ma se io mi mettessi sopra la televisione, Huggy Wuggy mi potrebbe prendere? Non lo so. Allora, intanto vediamo se posso salire sopra la TV. Metti questa cassetta. Amo, sali sopra la TV. Non posso salirci. Come cavolo ci salgo sopra la TV? Vabbè, utilizziamo le hack. Oh, così. Mettiti qui. Niente ragazzi, non mi posso mettere sopra la TV, perché sennò esco. Ok, fatto. Non è che sono sopra la TV, sono proprio uscito dalla map.
papà. Mettiamoci sopra il videoregistratore. Ok. Aspettiamo che Netberaghi esca. Eccolo! Allora, teoricamente il nostro Aghi a braccio dovrebbe andare dritto. No! Mi ha fatto cadere! Mi ha fatto cadere! Mi metto basso! No, aspetta, non ho capito. Ha funzionato! Ha funzionato! Sono riuscito a buggare il gioco non usando le hack! No, vabbè, non ci voglio credere! Però Netberaghi effettivamente è normale. Cioè, guardatelo che è carino! Guardatelo che è carino! Ah, poverino! Che se ne sta dietro questo muro qui! Fammi illuminare un po' la situazione. Ah! Aghi, eh? Meno male che tu sei tu! Beh, dai! Il vostro mito ha funzionato! Continuiamo, perché le cose strane non finiscono qua! Ricordiamoci che devo diventare Catnap! Ragazzi, sono arrivato! Dove ci sono gli Smiling Critters? Tiè! Perché non spunta nessun numero sulla pistola? Non mi dire che è tipo infinita. Oh! Wow! Wow! Sì! Prendi a fuoco tutto! Se basta! Hanno aggiunto la pistola infinita! Cioè, questa qua posso fare un sacco di colpi ai poveri Smiling Critters! Non ci voglio credere! Ok, quindi questo vuol dire che forse lui è cambiato. Donkey Day non è più il cane del giorno. Potrebbe essere Catnap. Potrebbe essere la vendetta di Donkey Day. Intanto continuiamo. Ehi, Smiling Critters. Ah, prendi tutto questo. Provate ad uscire di qua. Ora prova, prova. Bubba Peppa Pant. Provaci. No, ragazzi, è troppo bella. La pistola così. 10 su 10, bellissima questa pistola, bellissima. Se utilizzassi questa pistola per salvare Donkey Day, prima vediamo se c'è Donkey Day. Prendete questo, l'Uri di Smiling Critters. Ora dobbiamo vedere cosa è successo a Donkey Day. Il cagnolino amato da tutti quanti. Cioè, chi non ama Donkey Day? Donkey Day è il massimo. Donkey Day è la nostra mascotte. No, no, scusa Pink, scusa. Ok, va bene. Si è arrabbiato perché è lui la vera mascotte. Ma ora Donkey Day, anzi, sarà Catnap, dato che Mami Long Legs è Mami Long Legs. Eh? Miss Delizia. Delizia Miss! No, qualcuno ti ha tagliato la gonna a metà! Perché non c'è Donkey Day? Però la voce è sua, c'è scritto pure Donkey Day. Ho paura, perché teoricamente adesso dovrei scappare da lei! È già difficile scappare da una ragazza, ma non è da questa ragazza! Eccoli! Ti salverò! Oh, ragazzi, non funziona! Non funziona! Fai la brava. Brava, corri. Grazie per l'obiettivo. Corriamoci, Miss Deliziosa con la melosa che mi vuole mangiare. Perché io sono molto delizioso e lei cerca il suo delizioso, dato che lei si chiama Delizia. Ok, continuiamo a correre. Continuiamo a correre. Dai, dai, non ti bloccare. Non ti bloccare, che è dietro di me. Quella mi vuole mangiare, non gli è bastato mangiare il maiale Piggy Piggy. Ok, siamo salvi? Io spero di sì, ma non penso proprio. È da queste parti? Oh sì, è qui. Lì è sbucata dal nulla. Metti la seconda, metti la seconda. Ok. Un attimo. Ok, basta arrabbiarti, eh. Per calmare una ragazza, regalatele un bel cagnolino. Ma vediamo quello che è successo. Perché alla fine Donkey Day, anzi no, non è Donkey Day, è proprio Miss Delizia. Cioè, guardate, è proprio lei. Uguale. No, è lei. Miss Delizia, ma che ti è successo? Quale cose stanno iniziando ad essere molto 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 strane. Però possiamo anche continuare. Forse è il momento di arrivare verso la fine di questo gioco e vedere intanto se, non lo so, ci sarà Cat, anzi no, Mami Cat Legs. Ragazzi, ancora io non ho risposto, anzi non ho risposte alla domanda che mi sono posto all'inizio del video. È possibile
possibile dopo tutto questo aggiornamento strano che c'è stato di Poppy Playtime diventare Catnap? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo: andare dentro la porta della teleferica, ovvero quella lì là sotto, e vedere cosa succede. Soprattutto vedere se cioè a Mamilo Glex non gli è passato avere quello che si meritava, dopo il capitolo 2. Però noi dobbiamo andare qua dentro, quindi vediamo se c'è lui, Catnap. Ok, eccoci. Colleghiamo il cavo e prendiamo la batteria. Grazie mille, Only. Only you. Basta. Andiamo nella stanza di produzione del gas. Gas, gas, I'm gonna step on the gas. E apriamo. Apriti. Ok. Ora, sarà molto divertente la situazione, presumo, no? Sto entrando piano piano. Mamma mia, Glex, metti la maschera a gas. Sì, lo faccio subito. Soprattutto grazie per avermelo detto prima che mi ammazzo. Però va bene, teoricamente dovrebbe essere là dietro. Ok, vediamo quello che succede. Soprattutto, ma diventa tipo Nightmare Mommy Long Legs? Vediamo. Oh, messa! Oh no, è tutto viola! Obiettivo, corri! Si è trasformata! No, aspetta, non ho capito. Perché cavolo è diventato Nightmare Catnap? Vai, corri, 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 corri. Premi il tasto. Io sono pronta ad andare contro Mommy Long Legs, vero? Nightmare Catnap. Bravo, ritorna là. Ancora le cose strane non sono finite. Ragazzi, eccoci qua sopra. Sopravvivi. No, aspetta, un attimo, un secondo. Ma perché ho le mani di Catnap? Che Catnap vuol dire? Spero che riesca, non c'è tempo da perdere. Catnap si sta muovendo. Il luogo in cui ti trovi era una specie di stanza di panico. Non è quel che era un tempo, ma può proteggerti. Cerca di capire come funziona. No! Non c'era neanche il dialogo di Poppy. Cioè io sono diventato Catnap e Poppy parla qui. Pingu, non ci sto capendo una fava. Bene, a sto punto io direi di battere Mommy Long Legs. Facciamolo! È il momento! Ma se io cambio mano? Ma se c'è, guardate, ho la mano viola sulla cosa di Catnap, io non ci voglio credere. Prendi questa, metti qua. Ok. Mamma mia, che poi backflip che ho fatto con la batteria. Ok, siamo pronti! Catnap contro Mommy Long Legs! Tra virgolette, quella non mi sembra molto Mommy Long Legs, però teoricamente ci dovrebbe essere. Nel dubbio io ho tutte le mani di Catnap. Oh no, è lui? Sì, è lui, è lui, è lui, è lui. Catnap, maledizione. No, ho sbagliato mano. Ragazzi, non posso sbagliare così. Se no non ce la posso fare, né ora né mai. Ce la si può fare, mi mancano solo 138 secondi. 137, 131. Il tempo vola via. Oh, Catnap, che fai, mi attacchi da su? Ma non sei Catnap. Cioè, teoricamente non dovresti essere Catnap. Dovresti essere Mommy Long Legs. Che fine ha fatto Mommy Long Legs? Tu, vattene. Ok ragazzi, meglio non confondersi, perché questi qua attaccano e non si capisce chi è reale e chi non è. Ma quindi nella scena finale ci potrebbe essere Mommy Long Legs? Io quello voglio recapire. Vattene via. Via, giù, giù. Ok, arriviamo fino alla fine. Fino alla fine di tutto questo. E vediamo se riusciamo a sbloccare veramente Catnap. Vai, chiuditi. Ok, siamo salvi. Qua, questo è quello reale. Prendi sta batteria. Sei secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! È mamma Long Legs! Colpiscila! Sì, strike! Oh no! Mommy Long Legs, tutto bene? Ma certo che ne hai subite veramente di brutte, eh?
ovviamente il prototipo dice: ma questa qua non è ancora schioppata. Cioè, ok, vediamo cosa succede. Anche se presumo che fine faccia. Ecco, mammi, tu volevi scappartene, però vammi a fare un panino, che ancora non me l'hai fatto dopo tutti questi anni. Ragazzi, ho perso la mano destra. Non so che fine abbia fatto. So solo una cosa: che ho vinto, sì. Penso che comunque questo è il tutto. Ok, quindi possiamo diventare Catnap? Me, quasi circa. Ok ragazzi, io direi che questo video per oggi lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto, e nulla, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, lascia un sacco di pollici in su, qua al vostro non insiste tutto, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!